Inaugurato oggi a Quarto alla presenza del sindaco Sabino e dell'assessore regionale Morcone, un centro per anziani. Il bene è stato confiscato alla camorra e assegnato al comune di Quarto. Ancora un bene confiscato dalla mafia, oggi si inaugura questo centro per gli anziani. Beh, questa è un'altra vittoria della città, è un'altra vittoria dello Stato, perché dopo decenni mettiamo nel circuito sociale un'altra attività molto importante che negli anni passati, ricordo le amministrazioni Ciraci, Secone, nella quale c'era stata sempre una grande attenzione su queste tematiche, poi purtroppo per alcune circostanze sono andate a finire. Oggi li mettiamo in un discorso di carattere sociale, al centro della società, le persone che hanno terminato un loro ciclo lavorativo e vogliono mettersi a disposizione per la città, e noi siamo veramente orgogliosi di dare uno spazio soprattutto a loro, per dare l'opportunità a loro e a noi di condividere quei percorsi amministrativi sempre insieme. Oggi un'altra giornata storica per il comune di Quarto, si inaugura questo centro per gli anziani. È veramente un'ottima giornata, c'è stata una grande forza di volontà da parte di tutta l'amministrazione a recuperare innanzitutto i beni confiscati, a rimetterli in maniera virtuosa al servizio della collettività, e fra i tanti step, fra tante destinazioni, una centrale è quella appunto dedicata al mondo dei diversamente giovani, non chiamiamoli anziani, riduttiva, e quindi non a caso anche qua postazioni internet, luogo di aggregazione, un piccolo salotto, televisore, insomma un luogo centrale a Quarto, non una zona periferica, in cui questa realtà quartese, delle persone che hanno tanto lavorato, che hanno lavorato per la nostra città, possono incontrarsi, raffrontarsi, vivere dei bei momenti insieme.